Ah, perché credo che sia un giornale che risponda agli interessi dei lavoratori, perché penso che sia un giornale che sia più obiettivo e onesto di tutti i giornali che esistono qua in Italia. Compro Unità perché lo trovo il giornale del popolo, degli operai, e lo trovo, insomma, giusto. Crede che è un giornale che aiuta noi altri? Il giornale, insomma, che denuncia tanti scandali, tanta corruzione che esiste nel paese. Ho combattuto tutta la mia gioventù per poter arrivare al punto della libertà, di avere la libertà per leggere questo giornale. Io leggo l'Unità perché difende, parla dei problemi di tutti i lavoratori. L'Unità trovo tutta la verità. Io leggo circa in media 3 giornali al giorno, 3 quotidiani, tra cui c'è l'Unità. Io considero l'Unità il giornale più obiettivo, più interessante dal mio punto di vista, in quanto giovane. L'Unità credo che sia l'unico giornale che dia una visione politica vera, autentica. L'Unità dà, insomma, i resoconti esatti, perlomeno più esatti possibile. Poi è anche un giornale che si batte veramente per la pace, contro la guerra, contro l'imperialismo americano. Vedi, ultimo caso, il Vietnam. Un giorno qualsiasi di lavoro in redazione, una qualsiasi delle migliaia di feste dell'Unità che si svolgono ogni anno da ormai 20 anni. Non è un accostamento casuale. C'è un perché se questo è l'unico giornale in Italia che possa avere questo incontro diretto, questo contatto immediato col suo pubblico. Se viene considerato dai suoi lettori non come un qualsiasi foglio che si compra nell'edicola, ma come qualche cosa di cui si è insieme padroni e autori. Un perché che trova risposta nella storia di questo giornale, che è poi la storia di 40 anni di lotte del movimento operaio. Sono inizi lontani. Nel 1921, al congresso di Livorno, il Partito Comunista nasceva contando su 2 periodici, l'Ordine Nuovo e il Comunista, stampati fra innumerevoli difficoltà, nonostante continue violenze che andavano di giorno in giorno crescendo. La marcia su Roma portava i fascisti al potere. Gli aspetti esteriori erano di farsa, ma la realtà era di sangue. L'Unità nacque in quel clima. Gramsci ne suggerì il nome, che significasse l'unità degli operai, dei contadini, degli intellettuali, di tutti i democratici, al di là dei confini di partito, contro il fascismo. Fu stampato qui, nella tipografia di via Settala 22 a Milano. La redazione era qui, in via Santa Maria della Porta, una piccola tipografia, una piccolissima redazione, ma fu subito un giornale di massa, un pericolo. Un pericolo che si diffondeva tra migliaia di italiani e i fascisti cominciarono a impedire ai giornalai di esporlo nelle edicole perché non propagasse il morbo della libertà. L'assassinio di Matteotti. La libertà stava morendo. Anche la breve vita legale dell'Unità si avvicinava alla fine. Sequestri, violenze, persecuzioni. Più che mai per sopravvivere, l'Unità aveva bisogno dell'aiuto dei suoi lettori.
pubblicando pagine intere di elenchi di sottoscrittori. Tutto un numero fu dedicato esclusivamente alla sottoscrizione. L'Unità non solo documentava il suo legame con i lavoratori, ma dava vita all'ultima manifestazione democratica, un plebiscito contro il fascismo. Fu un atto di coraggio non solo del giornale, ma anche di chi affidava il suo nome alla polizia fascista. Stava nascendo il Tribunale Speciale. Gramsci era in carcere, aveva detto: porterete l'Italia alla rovina, toccherà a noi salvarla. La stampa dei lavoratori era stata proibita, ma nei loro grandi palazzi i grandi giornali del capitalismo italiano inneggiavano a Mussolini. Per 20 anni avrebbero continuato a elogiarne i crimini, le guerre, la distruzione della democrazia in cui prosperava la loro fortuna. Solo l'Unità, stampata alla macchia con mezzi di fortuna, ciclostilata, diffusa clandestinamente, una borsa per la spesa era spesso il suo vagone postale, continuava la sua battaglia. In un mare di silenzio, di servilismo, di esaltazione, prestava questa voce solitaria, questo segno del sopravvivere di una coscienza civile, di un impegno sociale. Era un seme che avrebbe dato frutti d'orgoglio, di ribellione. Frutti che sarebbero maturati nella resistenza. L'Unità chiamava il popolo alla lotta e pagava il suo tributo. Via Reggio, a Milano. L'Unità clandestina si faceva qui nel 45. La stampava Angelo Conca, fucilato. La dirigeva Curiel, assassinato. Ma quando è tornata la libertà, questo giornale povero, vissuto di sacrifici, aveva un passato di cui vantarsi, gli altri un passato da rinnegare. Alcuni finivano tra le immondizie, altri scrivevano sulla testata nuovo, come per non essere più se stessi, quasi che una parola bastasse per cancellare il passato. Un passato che non si voleva rinnegare. Sono tornati i giorni della violenza, e i giornali padronali hanno ripreso il volto di prima. L'Unità non ha cambiato nulla, né la testata né il suo impegno. Ha continuato a combattere le battaglie in cui è sola contro lo schieramento dell'altra stampa, come sempre. Ha continuato in questi 20 anni come nei 20 in cui era costretta alla clandestinità a dire oggi quello che gli altri riconosceranno per vero domani. La battaglia per l'emancipazione femminile, per la riforma agraria, l'occupazione delle terre, contro l'emigrazione perché ognuno abbia lavoro senza dover abbandonare la propria vita. E ancora per la libertà contro la legge truffa che gli altri giornali democratici hanno sostenuta e solo oggi condannano. Contro gli omicidi bianchi. La battaglia contro l'orrore atomico, l'Unità l'ha combattuta da sola per anni. Oggi tutti i giornali elogiano l'accordo per l'interdizione delle armi nucleari, come una conquista della civiltà che loro non avevano difesa. La necessità di un incontro con i cattolici la sostenemmo anche nei giorni della scomunica. Quasi 15 anni dopo, Papa Giovanni, riferendosi ai movimenti marxisti, disse: chi può negare che in quei movimenti, nella misura in cui sono conformi ai dettami della retta ragione, vi siano elementi positivi e meritevoli di approvazione? Pertanto può verificarsi che un avvicinamento o un incontro di ordine pratico, ieri ritenuto non opportuno o non fecondo, oggi invece lo sia o lo possa divenire domani. Questa è la differenza tra l'Unità e gli altri giornali. Ascoltate. Intanto l'Unità promuove delle iniziative di base, iniziative a carattere nazionale, esempio marcia della pace, incontri, dibattiti, colloqui, eccetera. Gli altri giornali parlano, si preoccupano, però di fatto non fanno niente. La lotta nel Vietnam, in cui troviamo un larghissimo materiale di documentazione, anche questo cosa... O si cade proprio sì, nella,
una propaganda reazionaria a livello, non so, di giornale come La Nazione, oppure così a delle informazioni così semplici, no, schematiche come possono dare gli altri giornali. La Stampa, per esempio, il giornale di Agnelli e di Valletta, ha detto un sacco di bugie sugli scioperi e sulle lotte. L'Unità invece ristabilisce la verità, aiuta in sostanza i lavoratori a comprendere. Sì, anzi, in altri giornali, insomma, sono certi problemi, non trovano nemmeno spazio, oppure difficilmente nei giornali femminili, ma impostati in una maniera un po' così americaneggiante, poco seria, poco aderente alla realtà della donna italiana. Conosco l'Unione Sarda, per esempio, che è un giornale, diciamo, che è a servizio del capitalismo, a servizio dei padroni. Certi problemi dagli altri giornali vengono ignorati e l'Unità li affronta. Quale contributo ha dato l'Unità alle lotte contro il governo Tambroni? L'Unità ha dato molto contributo, ha sostenuto, insomma, lo sciopero, l'ha trovato, insomma, trovato giusto, e poi anche dopo ha fatto una propaganda contro il fascismo. Mi trovo anch'io a Reggio e sono andato in piazza con i miei amici. Poi tutto un momento, insomma, ha cominciato il carosello della polizia, e poi quando sono stato ferito non mi sono reso conto subito, perché nessuno ci credeva, insomma, che sparassero, che mai è successo un lavoro così a Reggio. C'erano qui in piazza, comunque ho visto qualcuno morire, sì. Marino Serri era vicino a una pianta, ho visto, diciamo, il cecchino a mirare, il carabiniere, seduto in terra a prendere proprio eventualmente la mira. E ho visto proprio andare giù Marino Serri, proprio morire. Subito quando è stato ferito non mi si è reso conto. Ho preso come una scossa. Poi come se volasse, sono leggero e sono caduto per terra lungo distesa. Poi mi sono trovato sull'autolettica che portava all'ospedale. Io penso che l'Unità abbia fatto molto nella città di Torino. Innanzitutto sul piano comunale, innanzitutto anche sulle lotte operaie, specialmente per quanto riguarda la Fiat. Oggi noi abbiamo a Torino il complesso Fiat che opprime veramente sia gli operai nei suoi reparti che anche la città in tutti i suoi aspetti, per quanto riguarda politici, economici, perfino nella giunta comunale di Torino, dove gli uomini della Fiat sono nella giunta, vedi case liberali che sono in giunta, praticamente appoggiano ogni richiesta che favorisca il complesso Fiat, e per cui questa denuncia a Torino è venuto solo da parte dell'Unità. Sì, l'Unità è molto presente nei quartieri periferici di Roma, innanzitutto con le sue inchieste. Recentemente è stata anche qui e ha svolto un'inchiesta su questo quartiere. Ha fatto alcune interviste su come si vive in questo quartiere, sul problema della casa, e sono venuti fuori delle risposte critiche nei confronti delle autorità responsabili. Dato che il caso Zanzara è nato come caso politico, l'Unità è l'unico giornale che obiettivamente abbia preso il caso come doveva essere preso e abbia giudicato le cose veramente sul piano giusto, sul piano politico. Credo che l'Unità sia l'unico giornale che abbia cercato di parlare con i ragazzi, di avvicinarsi ai ragazzi. Difatti Paolucci veniva sempre al Parini a parlare con noi, a vedere quello che facevamo, ha pubblicato tutte le nostre lettere, ha voluto sapere quello che succedeva all'interno della scuola, quello che si faceva, ha torrisalto al corteo, a tutte le cose che gli studenti hanno fatto, li ha aiutati in questo, trovato che credo sia l'unico che abbia dato tanto risalto al fatto della Zanzara. Quando c'erano i liberali che lo leggevano l'Unità in quel periodo, quindi vuol dire che era un giornale che diceva qualcosa veramente. Il momento più recente, no, in cui si è visto il contributo del giornale, si può ritrovare negli ultimi fatti successi a Roma, in occasione appunto della morte dello studente Paolo Rossi, in cui appunto si è trovato un momento di collegamento, no, con quelle sono state tutte le lotte a livello nazionale. E così anche la lotta fiorentina si è ricollegata, no, in tutto appunto l'assetto nazionale. E questo è estremamente importante, non soltanto per i comunisti, no, ma bensì anche per tutte le altre forze, perché non c'è stato nessun altro giornale che è riuscito sia a dare un quadro esatto e obiettivo. Si delinea così il volto di un grande giornale moderno che deve battersi ad armi pari con la stampa borghese. I tempi delle tipografie di fortuna sono ormai lontani. Le nuove sedi dell'Unità a Roma e a Milano sono quelle del grande giornale di un grande partito.
cervelli elettronici, centri meccanografici, complesse attrezzature sono necessarie per una diffusione che copre tutta l'Italia, per garantire lo sviluppo di un quotidiano che è rimasto ormai solo a contrastare l'azione della stampa dei monopoli. Redazioni a Bologna, Torino, Firenze, Genova, Napoli, corrispondenti in ogni città, consentono di fare il giornale delle grandi città, diffuso dalle Alpi al canale di Sicilia, un giornale che alla domenica raggiunge tirature che non hanno precedenti nell'editoria italiana. Struttura moderna rimane tuttavia un fatto unico che non ha riscontro in nessun altro giornale: i diffusori. Idealmente si ricollegano ai diffusori del periodo clandestino. In una situazione diversa rappresentano ancora uno dei legami diretti, non commerciali ma politici, tra il giornale e il suo pubblico. Con la loro dedizione, con la loro fatica senza compenso, sono una delle ricchezze dell'Unità. Un giornale che oggi continua la sua opera mentre gli altri quotidiani di partito sono scomparsi o si sono ridotti a bollettini interni. Quante copie di fondi? 35-40. Giovedì sono 160 copie, domenicali 360 e altri giorni feriali 75. Per cui da un numero di 20 copie sono arrivate attualmente sulle 35. E ne vendo 40-50 secondo come marca la temperatura, va. In due ore e mezza se ne diffondono dalle 60 alle 70, alle 80 copie, secondo la forza che c'è di diffusori. Una cinquantina di copie a domenica. Beh, adesso ne diffondo dalle 50 alle 60. Io a tardo diffondo le 50 copie. 30! 55 copie. Quando ci hanno arrestato avevo copie dell'Unità, anzi se insomma gli incartamenti processuali dicono che avevo materiale, Unità, proprio l'Unità, addosso. Quando occupavamo la fabbrica e il giornale veniva diffuso tutti i giorni. Bussiamo a una porta che non avevamo mai bussato, entriamo e oltre alla diffusione dell'Unità ci chiedono anche l'iscrizione al partito. Il partito mi ha mandato con la delegazione veterana del Partito Comunista in Russia, 27 giorni tra viaggio, andata e ritorno, 6 giorni per mare e 3 ore da Mosca a Fiumicino. Ho parlato con tanti compagni e è stata una cosa che mi ha dato una soddisfazione che non avrei mai sognato. La maggior parte degli altri partiti parlano attraverso i giornali del grande capitale, parlano con le parole dei grandi monopoli, da Pirelli alla Fiat, da Fassio ai Crespi, da Perrone a Pesenti col fascismo della notte. Sono questi che mantengono i giornali cosiddetti liberi, i giornali democratici e indipendenti. I padroni dell'Unità, invece, sono questi. Hanno queste facce, questa ricchezza. La finanziano così. Ma l'Unità deve giungere anche a quei lavoratori che ancora commettono l'errore di cui parlò Gramsci. Quel soldino buttato là, nella mano dello strillone, è un proiettile consegnato al giornale borghese che lo scaglierà poi contro la massa operaia. Se gli operai si persuadessero di questa elementare verità, imparerebbero a boicottare la stampa borghese con la stessa compattezza e disciplina con cui la borghesia boicotta i giornali degli operai. Ascoltiamo il compagno Longo. Il padronato italiano, i grandi gruppi monopolistici, sono andati estendendo il loro dominio su quasi tutti i giornali. Vecchie testate
hanno rinunciato a passate tradizioni, hanno messo molta acqua nel loro vino per unirsi al coro della stampa governativa e padronale. Solo l'unità è rimasta quella che era. Solo l'unità è l'unico grande giornale di opposizione che continua la sua battaglia operaia e democratica, grazie al partito che la ispira, ai redattori che la compongono, all'alto spirito civile dei lavoratori, degli intellettuali, dei giovani, delle donne che la leggono, la diffondono e la sostengono finanziariamente. Ad essi, anche quest'anno, abbiamo fatto appello perché diano al nostro giornale ancora più mezzi per portare avanti la battaglia operaia e democratica. Chiediamo quest'anno ai nostri amici e sostenitori un contributo di 2 miliardi di lire. Sappiamo che è un sacrificio non indifferente che chiediamo a voi tutti. Sappiamo che per raccogliere una tale somma sarà necessario uno sforzo enorme. Ma questo sacrificio e questo sforzo sono necessari per mantenere l'unità, qual essa è, per assicurare la libera informazione e la libera espressione politica e culturale dei lavoratori sui grandi problemi della politica estera ed interna e della pace nel mondo. Conquistare nuovi lettori all'Unità significa quindi dare maggiore forza all'unico giornale che rechi oggi una voce di opposizione unitaria alla società in cui viviamo. L'unico giornale che non abbia da difendere altri interessi che non siano quelli dei lavoratori, degli emigranti, dei contadini, degli operai, degli intellettuali. L'unico giornale che respinga la complicità con i crimini americani, con il fascismo, comunque e dovunque si manifesti. Che rifiuti la comprensione data dal governo di centrosinistra come dalle destre ai massacri nel Vietnam. L'unico giornale che si batta per una politica di pace che non sia all'ombra delle spade. Aiutare l'unità, darle nuovi lettori, significa quindi diffondere la sola voce che non abbia mai taciuto, la sola voce libera.